Il progetto Maker a Scuola nasce nel 2014 all'INDIRE con l'intento di studiare tutti quei laboratori, quei makerspace e quei fab lab che stavano nascendo in Italia, in Europa e anche nel mondo. Abbiamo fatto tutta una serie di visite in tante scuole italiane e abbiamo cercato di capire quali sono le attività laboratoriali più inclusive e più entusiasmanti. Abbiamo anche studiato questo aspetto dal punto di vista delle architetture e delle tecnologie da inserire a scuola. Il lavoro è ancora in corso e è stato finalizzato in un grande questionario su scala nazionale che sta cominciando adesso a dare i primi frutti. Una delle tecnologie più interessanti che abbiamo trovato nei makerspace e nei fab lab sono ovviamente le stampanti 3D. L'idea un po' innovativa che ha avuto l'INDIRE nel 2014 e che è attuale anche oggi, perché ci sono i workshop anche oggi a Didacta, sono appunto portare le stampanti 3D nella scuola dell'infanzia e alla primaria, perché con questa idea di condividere un ciclo di design con i ragazzi, in particolare un semplice ciclo che si chiama Think, Make, Improve, ovvero progetta un oggetto, stampalo, crealo e poi controlla se va bene o se è migliorabile. L'errore non è più una colpa, ma è un'occasione di miglioramento. Con questa tecnica portata a scuola abbiamo lavorato con tantissime scuole e adesso è uno dei progetti più longevi e stabili all'interno dell'educazione delle STEM di INDIRE.